Mutaibi, innanzitutto partiamo dal presentare Gaston Camara, un giocatore che ci hai raccontato in conferenza stampa che avevate già cercato la scorsa estate, un altro giovane dopo Crecco che sperate in questi ultimi 6 mesi possa mettersi in luce e dare un grosso contributo al Modena. Sì, l'avevamo cercato perché l'avevamo seguito all'Inter, un giocatore di grande velocità, grande gamba, poi uno che faceva anche gol, solo che ormai l'avevano come Salvari e siamo andati su altri. Adesso abbiamo avuto la possibilità di riportarlo da noi. Soprattutto con Crecco abbiamo fatto due acquisti di ragazzi giovani, che soprattutto Crecco comunque già l'esperienza in Serie B e ci danno quella vivacità, quella gamba, quella voglia che un giovane può avere, messi insieme ai nostri esperti e giusto mix. Passando invece a quelle che potrebbero essere le altre operazioni, ti faccio due nomi. Uno è quello di un difensore centrale, Ligi, l'altro è quello di Amauri, se ne è parlato tanto negli ultimi giorni. Ti volevo chiedere cosa c'è di vero, se questa trattativa esiste, se per amicizia con Hernan Crespo l'italo-brasiliano potrebbe arrivare nelle ultime ore del mercato. Ma Ligi stiamo parlando, c'è un problemino con l'Avellino, il ragazzo aveva 3 squadre e avrebbe scelto noi. Uso il condizionale perché finché non vedo che la scrittura non possa essere tranquillo. Comunque abbiamo anche delle alternative, non dovesse andare a buon fine Ligi, perché il difensore è un giocatore che stiamo cercando. Quanto riguarda Mauri, ne ho sentito parlare parecchio, ma è inutile, facciamo delle illusioni, un giocatore che ha tutta la Serie B dietro, in Brasile c'è un mercato ed è una cosa difficilissima. Per quanto riguarda l'attacco, a Mauri a parte, però l'intenzione è quella che se ci sarà un'opportunità a fine mercato si interverrà? Noi abbiamo, domani credo che rientra Pablo a disposizione, e fra 20 giorni rientra Mazzarani con Stanco e gli altri, non siamo messi male anche se facciamo pochi gol, però è chiaro che lunedì saremo vigili, se c'è una possibilità è conveniente anche la società, lo possiamo anche fare. Per quanto riguarda le uscite invece ci sono forse sul piede di partenza Doninelli e Minarini, poi l'operazione di sfoltimento della rosa sarà esaurita e legato a questo discorso ti chiedo anche la posizione di Zoboli, quale sarà? Ma abbiamo già sfoltito 5 giocatori, che non era facile. Adesso il nostro obiettivo è cercare la sistemazione di un paio di giocatori, perché comunque per andare a giocare trovare più spazio che qua sono chiusi. In Milanina ad esempio stiamo cercando di trovare una Lega Pro che lo faccia almeno esprimere, fare più partite, e Doninelli perché a centrocampo siamo a posto, è un giocatore a cui credo, però ha avuto difficoltà gli ultimi 2 o 3 mesi e vorrei che giocasse più spesso per vedere magari a giugno di portarlo indietro. Poi Zoboli vediamo, perché arriverà un altro centrale, saranno in 5, poi parlerò con il ragazzo e vediamo cosa decideremo insieme. Un'ultima considerazione, extramercato, il 2016 si è aperto con 2 beffe a tempo scaduto, qual è il tuo pensiero? Il mio pensiero è che positivo è che la squadra comunque ha giocato bene, ha retto contro 2 buone squadre, meritava sicuramente qualcosa in più, la cosa negativa è che è stata ingenua perché gli ultimi minuti. È vero che la partita dura 95 minuti, però con un po' più di cattiveria, di attenzione, si poteva evitare. Quello che mi sono arrabbiato con la squadra è questo, non si può sperperare questi punti. È rammarico perché la squadra produce, gioca, fa gol, il problema che magari i primi mesi c'era, e buttare così i risultati fa male. Dobbiamo continuare su questa strada a livello di prestazione, ma stare un po' più attenti.